più chiavi gli stranieri, essi serviranno il Signore loro Dio e Davide loro re, che io susciterò loro. Tu puoi non temere, Giacobbe, mio servo, non abbatterti, Israele, poiché io libererò te dal paese lontano, la tua discendenza dal paese del sussidio. Giacobbe ritornerà e godrà la pace, vivrà tranquillo e nessuno lo molesterà. Poiché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Grazie, Signore. Signore, tu sei venuto per liberarci, per risanarci. Siamo stati un po' tutti feriti lungo il viaggio e qualcuno di noi è rimasto così legato dal nemico e ha ancora le lividure dei ceppi alle mani e ai piedi. Signore, tanti di noi si lamentano qui in sala che le nostre ferite sono gravi, che la nostra situazione è incurabile, però il Signore continua a dire con Geremia, proprio nello stesso capitolo, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è veramente molto grave, per la tua piaga non ci sono rimedi, non si forma nessuna cicatrice. E allora tu gridi per la ferita, perché gridi perché la tua piaga è incurabile? Ecco, io farò ricalcitrare la tua ferita e ti guarirò delle tue piaghe, parola del Signore. Ti chiamano la ripudiata, quella di cui nessuno si cura. Ecco, restaurerò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione della casa di Israele. La città sarà ricostruita sulle rovine e il palazzo sorgerà di nuovo al suo posto. Signore, tu dici che siamo feriti, che la nostra ferita è incurabile, però tu sei il Signore, puoi curare la nostra ferita, puoi risanare le nostre piaghe, anzi tu ricostruirai la nostra casa, ricostruirai i tuoi palazzi, ricostruirai qui la nostra vita e il nostro gruppo, ed è per questo che noi giubiliamo questa sera e ti ringraziamo perché sei grande, Signore. Non guarda la nostra indegnità e la nostra infedeltà, ma guardi a te stesso. Tu rimani sempre fedeli al tuo patto di alleanza. Lode e gloria a te, Signore. Dalla tempesta, ombra contro il caldo, perché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d'inverno, come arsure in terra arida, il clamore dei superbi. Tu mitichi l'assure con l'ombra d'una nube e l'inno dei tiranni si spegne. Signore, ti ringraziamo perché tu assicuri al povero il tuo sostegno, al misero il tuo aiuto, perché tu stendi la tua destra per riparare chi è colto dal caldo e copri sotto il tuo manto chi potrebbe essere intuppato dalla pioggia. Tu sei il riparo per tutti noi e ti ringraziamo perché ti prendi cura di noi, di questo tuo popolo che ancora crede in te, spera in te e ti segue. Lode e gloria a te, Signore. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
e ad un altro disse: seguimi. E costui disse: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu va e annunci il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congeda da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Signore, tu vuoi qui ribadire la radicalità del Vangelo. È vero che noi dobbiamo vivere in quella vocazione che tu ci hai dato, come padre di famiglia, madre di famiglia, come sacerdoti, ma tu vuoi che in ogni vocazione in cui tu ci hai chiamati, noi siamo fedeli a te e ti seguiamo posponendo ogni nostro interesse personale. Signore, fa che noi ti seguiamo dovunque tu vai, perché chi mette mano all'aratro e guarda indietro non è degno del regno dei cieli. Fa, oh Signore, che ti seguiamo lasciando ogni cosa che possa impedire il nostro cammino verso di te. Tu vuoi la fedeltà nostra radicale, tu vuoi la generosità del nostro cuore, ti chiediamo questa generosità, questa radicalità nel seguirti, altrimenti noi ci fermeremo per strada, oppure il nostro cammino sarà lento perché penseremo alle cose di casa, agli affari e a mille altre cose. Signore, tu ci vuoi liberi nel seguirti, rompi le nostre catene, fa che noi ti seguiamo dovunque tu andrai. Lode e gloria a te, Signore. Ci impedisci di camminare e ci sollecita a camminare per la strada che tu ci hai indicato. Ti chiediamo, Signore, la forza di lasciare ciò che è certo per ciò che è incerto. Ti chiediamo la forza di camminare per la strada, anche se angusta e dura la tua strada, o Signore, che porta alla croce e passa attraverso il rinnegamento di noi stessi. È una strada dura, ma è l'unica strada che tu ci additi e che ci porta al regno dei cieli. Signore, ti chiediamo di rinunciare, di saper rinunciare, di saper combattere contro di noi e di saper camminare controcorrente pur di venire dietro a te. Signore, dacci questa forza, questa buona volontà. Tu ci assicuri che ci saranno cose belle per noi, ma non in questo mondo, dove tu non hai né un nido né una tana, come il uccello o come la volpe. Lode e gloria a te, Signore. Metti invece la porta, e quanto è angusta la via che conduce alla vita, e quanti pochi sono coloro che la trovano. Signore, è una parola dura per noi, è una risposta che tu davi a coloro che ti domandavano se erano più quelli che si salvavano o quelli che si dannavano. E tu non desti una risposta precisa, ma facesti intendere che è difficile il cammino e che bisogna impegnarsi. Per questo hai detto di entrare per la porta stretta. Ci hai detto di camminare per la via angusta, perché questa è la strada buona.
Invece ci hai detto di evitare la strada larga, la via spaziosa, dove non ci sono ostacoli, dove non ci sono impedimenti nel cammino, però è quella strada che molti prendono, appunto perché è più comoda, ma non è la strada buona. Signore, all'inizio tu ci hai detto, con il profeta Geremia 6, fermatevi e informatevi per vedere se la strada che battete è la strada buona. Informatevi con quelli che vi hanno preceduto per vedere se quella che battete è la buona oppure se bisogna prendere la strada vecchia, la strada di un tempo. Signore, tu vuoi che noi ci informiamo sulle strade, non prendiamo la prima strada, quella più larga e spaziosa, quella più comoda. Tutto ciò che ci fa di comodo certamente ostacola il nostro impegno, che è impegno di rinnegamento di noi stessi. Ti chiediamo, Signore, di aver discernimento e buona volontà nell'intraprendere la strada stretta che sei tu, di intraprendere la via non spaziosa ma angusta che sei tu, e attraverso questa via noi giungeremo alla salvezza. Lode e gloria a te, Signore. La loro angoscia ed io li esaudirò, perché aprano gli occhi sulle loro ferite ed io li guarirò. Parlate al cuore, parlate al cuore, scotete il cuore, perché è nel torpore. Guardate, fratelli e sorelle, il Signore vuole parlare al vostro cuore. Vuole che il vostro cuore si muova, si apra a Lui, e nella consapevolezza delle ferite, delle piaghe che ognuno di noi ha, gridi a Lui, guardi a Lui, al proprio Salvatore, al proprio Signore. Fratelli e sorelle, scuotiamoci, apriamo il cuore, parlate al cuore, parlate al cuore. Signore, noi vogliamo parlare al cuore di ciascuno, vogliamo fare sentire la voce Tua, che questa voce penetri dentro i cuori, che i nostri sepolcri si aprano, che veniamo incontro a Te, perché tu ci vuoi ridare la vita. Alleluia, fratelli e sorelle, apriamo il cuore. Signore dice, ho progetti di pace per voi, progetti di speranza. Gridiamo a Lui, fratelli e sorelle. Lui ha progetti di pace. Lui è venuto. Sei pronto a dare, ma tu ti lamenti che non bussiamo, che non ci muoviamo, che non preghiamo, che non insistiamo. Signore, questa sera noi vogliamo insistere. Sulla Tua parola vogliamo bussare al Tuo cuore e siamo così sicuri che Tu ci aprirai, che Tu ti affaccerai sulla nostra vita e Tu ci darai quanto noi Ti chiediamo. E noi Ti chiediamo la fede in Te, perché è attraverso la fede che noi piacciamo a Te. Ti chiediamo l'amore, perché senza l'amore non possiamo far nulla. Ti chiediamo, Signore, che Tu scenda nella nostra vita come luce, come guida, perché senza la Tua luce, senza la Tua guida, senza di Te noi siamo perduti. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Io Ti apro la porta del mio cuore, scendi nella mia vita, Signore Gesù. Prendimi per mano, Signore Gesù. Io ho bisogno di Te, ho bisogno di Te. Senza di Te io sono perduto. Amen, amen, amen.